Il lavoro quotidiano presenta rischi. È importante esserne consapevoli e saperli evitare. Le condizioni di lavoro sono importanti per la salute di tutti. Non lasciate attrezzi, contenitori aperti e tubi per terra. Pulite subito se rovesciate qualcosa. Ricordate sempre di rimettere a posto attrezzi e materiali dopo l'uso. Non fumate e non avvicinate fiamme libere ai solventi. Non spegnete le fiamme con l'acqua. Memorizzate la posizione degli estintori. Evitate di mangiare o bere mentre lavorate. Lavatevi le mani regolarmente. Indossate sempre i dispositivi di protezione individuali previsti. Le maschere di protezione come questa sono comode e molto efficaci per proteggere le vie respiratorie. Gli occhi si possono proteggere con occhiali o visiere trasparenti. Assicuratevi che siano fascianti ai lati. A seconda del livello di rumore, mettete tappi o cuffie. Scegliete guanti adatti al lavoro che andrete a fare. Le carteggiatrici hanno sistemi di aspirazione che si attivano quando la macchina è in funzione. Sono sistemi efficienti, ma non possono eliminare tutta la polvere. Per questo è importante indossare una maschera protettiva per evitare di inalare eventuali residui di particelle nocive. Qualunque sia la superficie da carteggiare, la protezione individuale è la stessa. Qui, nell'area di preparazione, indossate una maschera appropriata, occhiali, tute e guanti protettivi. Si raccomanda l'uso di scarpe di sicurezza e di cuffie per la protezione dell'apparato uditivo. Quando maneggiate i prodotti, fatelo con cura. Si raccomanda l'uso di guanti usa e getta. Fate molta attenzione quando miscelate le vernici, poiché contengono sostanze nocive. Indossate occhiali protettivi per proteggere gli occhi da schizzi di catalizzatori o diluenti. Ripulite gli schizzi. Le latte vanno chiuse dopo l'uso per ridurre il rilascio di solventi nell'aria. Nell'area di miscelazione indossate tute protettive, guanti che resistano ai solventi, scarpe di sicurezza e occhiali con protezioni laterali. Chiudete bene i contenitori. Le vernici contengono pigmenti, solventi organici e composti che sono nocivi. La vettura che state verniciando è completamente protetta dall'overspray. Dovete essere altrettanto attenti a proteggere voi stessi. Non inalate la vernice e non toccatela a mani nude. La cabina di verniciatura deve essere ben ventilata e illuminata. Per tutti i lavori in cabina dovreste indossare occhiali con protezioni laterali per proteggere gli occhi, abbinati ad una semimaschera con filtro A2-P2 che copra la bocca, il naso e il mento. Per la migliore protezione si raccomanda un respiratore integrale con sorgente d'aria esterna. Tute specifiche per la verniciatura, preferibilmente dotate di cappuccio, forniscono la miglior protezione per evitare che i fumi di spruzzo raggiungano la pelle.
Ricordatevi che i fumi di spruzzo e la vernice atomizzata possono sembrare quasi invisibili, ma gli effetti sulla vostra salute, se non indossate un respiratore, possono comparire anche dopo 15 anni. Ma a quel punto è troppo tardi per rimediare. Durante l'essiccazione non entrate o sostate in cabina a causa delle temperature elevate. Nella cabina di verniciatura indossate un respiratore adeguato. Indossate tute protettive, scarpe di sicurezza, guanti e occhialini adatti. Riducete al minimo l'esposizione ai solventi. Le aziende attente alla sicurezza utilizzano attrezzi collegati alla messa a terra per la pulizia delle pistole a spruzzo. La fretta del lavoro quotidiano spesso fa sembrare fastidioso prendere semplici misure per la salute e la sicurezza. Indossate guanti resistenti ai solventi, tute e scarpe di sicurezza. È importante che sappiate proteggervi al meglio dagli incidenti o dalla contaminazione. La sicurezza e la salute sono aspetti sui quali insistere, anche se i colleghi la pensano diversamente. La verità per tutte le aziende è che avere personale assente per infortuni costa molto di più che seguire misure sensate per la sicurezza e la salute. Anche se siete di fretta, è importante prendervi il tempo per proteggervi. Assicuratevi che l'area per la pulizia sia sufficientemente ventilata. Questa animazione mostra il comportamento dei vapori rilasciati dai solventi. Questi pesano più dell'aria e possono diffondersi, ad esempio, aprendo le latte o pulendo le pistole. Una volta assorbiti dall'atmosfera, i vapori costituiscono un potenziale pericolo di esplosioni. Per questo è importante chiudere bene le latte e utilizzare correttamente le attrezzature. Nell'area di pulizia le latte devono essere ben chiuse. Indossate occhiali, maschere, guanti, scarpe di sicurezza e tute. Quel che succede al lavoro non è solo questione di fortuna. Possiamo proteggerci con misure corrette per la salute e la sicurezza.